Quella che vedete è cannabis. In Italia coltivarla o anche solo fumarla è un reato, ma questa pianta è anche una cura per malattie neurodegenerative, dolore cronico e tumori. Lui è il dottor Marco Bertolotto, da 4 anni tratta i suoi pazienti con la cannabis. La cannabis è una pianta che l'uomo utilizza per curarsi da circa 10.000 anni. Le controindicazioni sono veramente limitate, cioè a parte appunto questa euforia, poi ti dà un po' di tachicardia, ti può dare un po' la bocca asciutta, ma qualsiasi farmaco che noi prendiamo ha molti ma molti più effetti collaterali. Dove funziona la cannabis non funzionano altri farmaci. Considerate solo che il dolore rappresenta il 26% della popolazione italiana. Di questi il 60% non trova beneficio dai farmaci che assume. Quindi tu hai milioni di persone che vagano alla ricerca di qualcosa che gli dia una qualità di vita migliore. Questi sono pazienti che se non gli do questo non so cosa dargli. Il tema cannabis, prima sono arrivati i pazienti e poi è arrivata la medicina e poi è arrivata la scienza. Viene assunta per gocce orali, attraverso vaporizzatori o tramite infuso, come fa Rita, ad esempio, una delle 1800 persone curate così dal dottor Bertolotto. Io l'assumo come tisana, tre quarti d'ora, un'ora, io sento già il mio corpo che si rilassa. 12 anni fa, purtroppo, ho scoperto di essere affetta da due malattie rare neurodegenerative. I dolori sono devastanti. Sono venuta qui, ho preso un appuntamento presso il professor Bertolotto e da quel momento la mia vita è cambiata. Io riesco a dormire, non mi alzo così, con dolori devastanti. Quante volte ti sei trovata scoperta? In un anno è capitato 3, 4, 5 volte. Tanta domanda, poca offerta. In Italia il sistema sanitario fornisce 500 kg di cannabis all'anno. Più dell'80% viene importato dall'Olanda. Il resto è prodotto dai militari. Qui ci troviamo presso lo stabilimento chimico-farmaceutico militare di Firenze. Produciamo la cannabis per uso medico. Quindi noi lo vendiamo a circa 6,88 euro più IVA al grammo, più le spese di trasporto, e il farmacista lo va a vendere a 9 euro al grammo. Tre serre artificiali, un ciclo produttivo trimestrale e un massimo di produzione annua variabile fra i 100 e i 130 kg, pochissimi per soddisfare una richiesta sempre più ampia. Nel mese di febbraio abbiamo chiesto 5 kg di cannabis perché era questo il fabbisogno mensile che avevamo e ce n'è arrivato a ottobre solamente 750 grammi. Quindi abbiamo ben chiaro questo che è il problema. Stiamo sviluppando una manifestazione di interesse per trovare anche dei partner privati. Noi vorremmo selezionare uno o più coltivatori fino ovviamente a raggiungere, si spera il prima possibile, la saturazione del fabbisogno nazionale. Aprirsi a coltivatori privati, una soluzione per curare, per smettere di importare e soprattutto per evitare il paradosso di un malato criminale. Ho pazienti che arrivano a noi che già utilizzano la cannabis che comprano al mercato nero, o pazienti che se la coltivano. La gente oramai sa che questa cosa le può far bene e si arrangia.